Occhio alla prima fila, che ieri abbiamo visto delle grandi cose tra Niederhauser e Ginevri, Ginevri con il l'arancio e nero. Pista umidificata, Ginevri. Anche lui una gran bella gara. Nel campionato svizzero queste, la classe D è un po' un middle, c'è un po' di tutto. Hanno cercato, per non frammentare troppo quello che erano le varie categorie, di sistemare insieme un po' di più carte, prototipi, tutto insieme. Davanti Niederhauser ha messo subito in chiaro che a tutte le ruote del sono anche l'avevamo già visto nel campionato svizzero, si conferma un piede pesante. Bello fluido all'interno della 4. Suter ha perso un po' di margine nei confronti di Ginevri, tant'è che Valvögel adesso gli è abbastanza vicino. Niederhauser 52,6 con la pista umida. Quindi Stössel va bene così. Ma siamo all'inizio dell'ultimo giro e sapendo l'esperienza e le capacità di Niederhauser ci dobbiamo immaginare un ultimo giro di controllo. 54 Niederhauser, 2-0, il distacco però davanti per Niederhauser. Andiamo a vederci l'ultimo giro. Mollo un centimetro, tranquillo, lineare, fluido. Passato anche il salto. E ancora una volta Niederhauser. Questa è una pista che gli piace e va a vincersi. Occhio, altra staccatona qui in fondo al rettilineo. Vai, 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 vediamo se Rolli questa volta, Rolli ce la fa all'interno, no, con l'8-9-3, Weber, Rolli! Ha staccato subito all'interno, ma resiste all'esterno anche. Buona per te!
sorpresa anche questa volta, piuttosto corretti dobbiamo dire, tranne quell'entrata di Marcel Egg precedentemente in classe B che ha creato lo scompiglio, ma per il resto raramente vediamo delle grandi botte, e questo ci piace molto perché lo sport deve essere sì competizione, ma sempre in un'ottica di onestà nei confronti dell'avversario. Se l'avversario è davanti non lo puoi andare a buttare fuori perché è davanti, se è davanti è perché c'è andato. Chiuso. Etica sportiva. Ed eccoli qua, De Benedetti. Francese Velli in seconda posizione, è lì che non vuole minimamente mollare la presa su Weber. Ah, espulsione micidiale all'interno della tre, di nuovo dentro. Salto delle quattro ruote giù dal terrapieno, un bel saltino per il numero 835, vale a dire per Roger Fassler. Roger, grande nome in Svizzera, pensando a Federer, uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi. Senna, Valentino Rossi, fare due tra i più grandi nomi di sempre. E attenzione però, perché qua Rolli ha capito che ci sta il modo e la possibilità di attaccare Weber. Se può fare, se lo fa, come si dice a Roma, lo famo. Weber resiste, Rolli è lì. Dovrebbe tentare adesso di uscirne alla 4 quando arriveranno sotto il 4. One to go! Weber Rally! Tutta lì la gara. Poi ci sono anche dei duelli dietro, tipo quello che adesso vede proprio con l'835. L'835 Roger Fassler all'attacco per la quarta posizione, la quinta anzi. Ci siamo nell'ultima tornata. Weber deve provare ad attaccare magari prima. O cambiare strada, dovrebbe passare su Weber. Ma Weber la tiene, sa che la 4 è così, vediamo come ne esce, ne esce bene, rolleva il salto, il carte avanti, e lì quando si entra in traiettoria non c'è trippa per gatti, come si può dire. Weber tanto viene segnalato automaticamente, perfetto, quando si scatta rosso da noi e verde per i piloti, vediamo se Morgana va in testa, no, è Funder! Fortuna non in piena velocità, ma una vettura che si va a girare, rossa, vabbè, direi, capottone. Può essere al via, quindi con l'875 non è più in prima fila. Madonna, c'è invece che tagliata! Questa volta parte decisamente meglio Baumgartner. Ha avuto fortuna da questo incidente capitato al francese Babe e a Holdener, che è stato
il pilota che è rimasto capottato sotto. Dritto! Intanto Funder mi sembra che abbia inciuccato, come si suol dire, la curva 3, andando tutto sull'esterno. Sì, è proprio lui, l'899. Quindi mi sa che per Baumgartner questa volta la penalità gli faccia un baffo, perché è in prima posizione. Bisogna vedere alle sue spalle chi tiene, quanto non perde, a cominciare proprio dal Rolf. In questo momento però vediamo che il margine suo tende a salire, quindi Babe lo passerà già in questo giro, perché erano con la penalità 3 secondi e 5 per Babe, 3,6,90 per Baumgartner, quindi no problem. Secondo me già in questo giro sarà tranquillamente in seconda posizione, ovvio che al momento invece deve rimanere lì appiccicato Morf. Se Morf rimane, vediamo, era 1,3, dunque 2,8, è già secondo chiaramente. Dovrebbe riuscire a tenerlo a 4,09 secondi, a rimanere a 4,09 secondi di distacco. Al momento do il 30% di possibilità a Morf di riuscire nell'impresa. Intanto ci lascia l'ennesima posizione Funder. Andiamo a vedere l'impatto. E così più, però Baumgartner è ancora dietro di 2,09 secondi. Per l'esattezza 2,889. Con l'8,99, Fasler con l'8,22, mentre Holdener non ha preso il via. Ancora problemi nel frattempo per Funder, che questa volta si è fermato esternamente. Adesso vediamo, non sono ancora 5 secondi sicuramente il distacco accumulato da Morf, però se tiene Morf, Morf rimane davanti. Andiamo a vedere adesso, quando arriveranno sul traguardo, quanto mancherà. Bandiera a scacchi nelle mani di Roby Gambaro, ma questa volta Morf deve solo seguire come un'ombra la luce rossa posteriore di Baumgartner, rimanere con questo distacco, e vince Morf. Andiamo a vederlo, però attendiamo di leggere che cosa ci dirà il Morf per 2 secondi e 800 in mezzo questa volta. Madonna! Dietro c'è un mischione terrificante, ma 20 metri davanti c'è Ginevri da solo. Wow, qui 700 fuori. E Niederhauser continua a rimanere terzo, perché davanti c'è Weber.
E tanto cinese che ha capito l'antifono ha detto: ah sì, tornatevi tra di voi che io la metto giù pesante e la sto mettendo giù pesante, cinese. Mamma, cosa ha fatto il patetto, sono curioso di vedere anche il tempo, peccato, oddio, è chiaro che non potrà essere un tempo super record perché la pista venga umidificata per permetterci di vedere qualcosa. Dando un'azione pazzesca, è andato via partendo dalla seconda fila, scartando tutti. Ad andare al recupero, diciamo che aveva sul traguardo 4 secondi e 3 di distacco rispetto ai 3 e 7 del giro precedente. Andiamo a vedere se aumenterà ancora o se Niederhauser, adesso che è secondo, riuscirà ad inanellare giri sempre più veloci. 2 secondi. Posizione davanti a Baumgartner, Morf, Walsberger, Fassler, Luther, Storm, Moldener e Christian Fassler a chiudere. È un missile terra-aria, anzi terra-terra. Sembrava una gara assolutamente no!
partito qualcosa nell'anteriore. E Niederhauser che sembrava vincitore già all'inizio, sconfittissimo dopo, Niederhauser va a vincere.